Ciao a tutti quelli belli, quelli brutti, ciao quelli nuovi, bentornati a quelli vecchi, sono qua con un nuovo video. Ho i capelli stralunghi, li devo andare a tagliare. Tipologia di video che devo capire se effettivamente vi piace o no. Perché io sinceramente non li guardo così mai. Però effettivamente se mi mettessi a guardarli ci sono dei consigli utili. Quindi cercherò di essere schietta, concisa, fare un video breve che però possa allo stesso tempo dare consigli. Appunto vi dico tutto quello che è stato questo mese, le cose che ho scoperto, le cose positive, consigli che vi posso dare, canzoni, serie, vabbè, avete presente i tipici video preferiti del mese. I primi preferiti del mese sono i vestiti. Quindi i vestiti che io ho scoperto, comprato e soprattutto strausato questo mese. Ho questi jeans di H&M. Ah no, questo è il modello 90 baggy jeans. Sono tipo i jeans più comodi che abbia mai portato. Li ho presi una taglia di più, sono larghi, vestono da Dio. Li ho messi tantissimo, anche perché tenendoli larghi vanno tipo a vita bassa. Io li ho amati. Li ho comprati, vi dirò, per i pop. E non avevo neanche voglia di comprarli, perché non li porterò mai dei jeans così larghi. E invece sono la rivoluzione. Vi mettete questo jeans largo e magari soprattillato, sta da Dio. Sono anche leggeri, adatti per questo periodo, perché essendo larghi sono super comodi, freschi. Io ve li straconsiglio. Potete anche ballarci, farci pop. Quindi questi jeans qua, questo modello qua, sicuramente questo mese appunto comprati per forza, ma usati un sacco di volte perché mi piace proprio come vestono, come fittano. Altri jeans che ho stramesso questo mese sono i jeans verdi di Shein, questi qua che vi ho fatto vedere in uno dei tanti try on haul. Bellissimi, mi piacciono un sacco perché ho iniziato a portarli con diversi abbinamenti e mi sono innamorata anche di questi come fittano. Sono praticamente dei leggings perché sono stramorbidi come proprio jeans. Adesso purtroppo no, magari il codice lo metto sotto, non lo so, comunque sono i primi pantaloni che vi escono. Vi metto lo screen qua quando cercate jeans verdi su Shein. Io ho preso una S ed è perfetta la taglia, l'unica cosa è la cerniera un po' difettosa, ma questi li sto straportando. Altri vestiti che invece ho straportato, riscoperto, vedete? Sono state in particolare le magliettine sempre di Shein. E questa in particolare, che era quella che ho fatto nell'ultimo try on haul, che si chiude davanti, che è una magliettina che io volevo da un sacco. È bellissima, cioè la potete mettere in qualsiasi situazione, alla sera con dei pantaloni neri, di giorno con dei pantaloni chiari, è bellissima. E anche queste magliettine qua, sempre di Shein, che sono proprio di primavera, di questi colori fantastici, bellissimi. In generale è stato un mese di magliette e maniche lunghe leggere, perché quando metto queste. La seconda categoria è per quanto riguarda i gioielli. Insomma, sono stati questi orecchini qua che hanno tipo le perline, li trovate da Sabdon, li trovate da Brandy Melville, ma anche in vari siti di comunque gioielli di pagina. Me ne ha mandato esempio una ragazza che ha una pagina su Instagram, ma li ho visti dappertutto. Sono super super belli perché vanno subito all'occhio e abbinati tipo anche alla collina di pelle, secondo me spaccano. Io non la metto perché non ce l'ho, dirò, però la devo cercare perché appunto così l'abbinata. In generale a me le perle piacciono un sacco, non so se mi piacciono di più le perle o i brillantini, mi sa i brillantini, però anche le perle hanno. Passiamo alla terza categoria, ragazzi sono molto schietta, breve, forse vado anche troppo veloce, non lo so, che è la parte canzoni che io ho scoperto, ascoltato, riscoperto e ascoltato tantissimo, abusato in questo periodo. Palesemente quando una canzone che inizia a piacere la abusi, ascolti solo quella per dei giorni interi, poi dopo ti inizia a fare schifo. E sono state due le canzoni di questo mese che ho abusato, proprio ascoltate a manetta sempre, però mi piacciono ancora. Marea e l'altra Ferrari, che ho scoperto quando sono andata tipo in discoteca, comunque un aperitivo simile a una discoteca. Queste due canzoni mi sono piaciute tantissimo, sono tipo techno direi, ma neanche techno, uno stile proprio strano, diverso, non lo so, sono canzoni che a me piacciono un sacco sinceramente. E quindi provate ad ascoltate, non sono più particolari. Ho in generale l'ho scoperto Fra Quintale perché a me piace un sacco come cantante, e in questa stagione maggio, fiorellini, primavera, estate, Fra Quintale spacca tutte le canzoni, si riempiono gli occhi con gli oni del mare. Mi preferito che spesso siano tipo missili, cratere, farmacia di Fra Quintale, appunto, raga, bellissimo. Altra canzone stra scontata, cringe ma bella, che sicuramente conoscete, quindi non sarà una scoperta per voi. Tick, sweet, tick, se poi non le fotono tutte. E l'ultima è invece è Money on My Mind di Sam Smith, che in realtà è una canzone vecchia, però l'ho riscoperta da TikTok perché la maggior parte delle canzoni che io ascolto nella mia vita su TikTok. Tra l'altro ho scoperto una che forse sapete già, su TikTok c'è una playlist che si chiama tipo Tendenze, ci sono tutte le canzoni di TikTok bellissime, io ascolto quasi sempre quelle perché canzoni che puntualmente sento su TikTok poi mi piacciono, però non so mai i nomi e quindi così le scoprite. Quindi ascoltate questa playlist che vi metto qua da qualche parte, vi metto anche il link se volete della mia playlist su Spotify. E basta, queste sono le canzoni del mese, due techno, una super cringe e altre due invece
nella norma. Guardo invece le serie, io ragazzi vi dirò che questo mese non ho guardato nulla, non ho avuto il tempo materiale perché mattina ero a scuola, pomeriggio allenamento, poi ancora allenamento, poi a volte uscivo e alla sera sono uscita quasi sempre, quelle poche sere che non uscivo le passavo su TikTok, quindi generalmente non so darvi precisi consigli su film. Abbiamo visto dei film a scuola ma non ve li consiglio. Una serie che però stavo guardando ad aprile e poi ho piantato lì è Summertime. Summertime che appunto a molti l'hanno criticata perché non piace magari il gergo, si sente un po' il dialetto, un po' così, però a me piace anche perché è comunque registrata nella mia zona. Quindi quando sento parlare, perché tipo anche c'è un'attrice veneta, quindi si sente un sacco il Veneto in questa qua, però mi piace, mi sento a casa, è una serie che mi fa sentire a casa, quindi appunto è ambientata nella Riviera Romagnola e generalmente drammi adolescenziali, quella che tra l'altro raga, tra l'altro questa serie parla di questa che, di questi due che stanno insieme, si sono poi divisi alla fine dell'estate, entrambi sono fidanzati però si ritrovano, quindi due ex che si mettono insieme. Ma io che non vi dica cosa è successo questo mese. Va bene. Se c'è una categoria momenti del mese, diciamo che è stato un bel mese. Tutto sommato mi è piaciuto. Scoperte generali, consigli, la laminazione. Che se avete visto il mio ultimo vlog saprete, io ho fatto la laminazione alle ciglia, ragazzi, e adesso la potete benissimo vedere. In questo momento sì, ho un po' di mascara perché comunque un po' lo metto, però raga, la svolta, fatela, provatela almeno una volta, poi se vi fa schifo non la fate più. È un investimento perché comunque 50-60 euro li spendete se la fate bene, altrimenti la potete trovare anche secondo me sui 30-15, però rischiate appunto che magari vi vada a infiammare gli occhi, non si usino prodotti specifici, cose, quindi io eviterei, io l'ho fatto, non farò più. Però la laminazione è stata la scoperta top della vita, penso che appunto continuerò a farla, questo trattamento che praticamente prevede sia l'allungamento che la piega che il colore, quindi un totale tipo avere sempre le ciglia pronte. Io le mie poi sono bionde, quindi averle già pronte colorate è perfetto. Io adesso comunque ci metto un po' di mascara, però sono andata in giro per varie volte anche struccata e non si vede, quindi questa è la cosa generale comoda. Costa appunto 60 euro, il trattamento dura un'oretta perché ti fanno tipo 3 step o due o tre step, ti mettono insomma una cosa che te le appiccica in su, poi dopo la tolgono, puliscono e questo è l'effetto, che è molto 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 bello. Direi che questo video super bello si conclude qua, ma non ho tanto da dirvi, questi sono stati i miei consigli di questo mese, che è stato un mese particolarmente intenso e pieno di studio ma anche di cose nuove, di ritorni, di uscite e quindi niente, questo mese è stato bello. Se non mi seguite su Instagram mi raccomando andate a farlo perché ho postato proprio oggi mi sembra il photodump, quindi il riassunto di maggio, e in questo video ero strasmorta, ma vi giuro sono un po' presa male, così a caso mi sono presa male. Dimenticavo la cosa fondamentale di questo mese, il nuovo telefono, perché maggio è iniziato con il mio telefono che è caduto in un tombino, letteralmente, chi mi segue lo sa, quindi il giorno dopo istantaneamente ne ho comprato un altro pensando che si fosse rotto perché non andava più il mio 11 e 2 giorni dopo si è riacceso ed è andato, adesso meno male l'ho rivenduto, quindi sono a posto. Però ho comprato questo iPhone 13, diciamo che non mi dispiaceva poi comprare un nuovo telefono, era sotto uno dei miei prossimi obiettivi, non aspettavo che arrivasse così in fretta, però l'ho comprato, l'ho pagato 1000 euro, 128 giga, bianco, mi ci sto trovando ovviamente da Dio, non trovo tante differenze tra il 13 e l'11, solo ovviamente la qualità forse un po' maggiore della fotocamera e il fatto che si carichi stra in fretta, ma questo penso derivi dal tipo di caricatore, perché di per sé la batteria del 13 dura quanto quella dell'11, quindi particolari differenze non ci sono, se uno non lo usa tanto come me che ci registri video, edito e faccio, un 11 va benissimo, anche perché costa la metà praticamente, quindi piuttosto io se dovessi consigliare direi prendete un 11, però è questo qua, tra l'altro questa qui è la nuova cover che mi hanno mandato ieri, è super bella, e niente, 13 appunto. Dite un pollice in su, ditemi che altre categorie vi potrei fare di preferiti del mese, perché davvero non lo so, e ci vediamo alla prossima.